Signora, io oggi mi sento onorato perché mi trovo nel posto dove, diciamo, è nato tutto. Ci troviamo nel regno delle zuppe di Gozze. Nel regno della regina della zuppe di Gozze. E io mi sento onorato perché oggi sto al fianco al trono della regina. Vedi, c'è anche qua la regina, indovinate. Dobbiamo preparare questa bella zuppa di Gozze per oggi? Certo. Allora, ditemi tutto voi, perché voi siete... Partiamo con le cozze. Sono state cotte un poco prima. Siamo già avvantaggiati un po', dai. Vanno lavate nella macchina che ho io, una macchina specifica per lavare le cozze. Poi vanno cotte, dopo cotte vanno aperte una a una. Poi prendiamo le freselle. La fresella da figlio di Marnaro. Perché è la fresella da figlio di Marnaro? Perché io al mio fresellaro, che lui fa le freselle da 500 anni, gli ho dato i miei ingredienti. Ovviamente lui mi ha realizzato la fresella da figlio di Marnaro. Poi abbiamo il tarallo napoletano, chi ne sogna e chi ne beva. Poi abbiamo i frutti di mare. La maruzza, ovviamente questa è la maruzza di terra e c'ha i suoi mesi stabiliti, no? La tradizione vuole la maruzza di terra, però quando poi mancano le maruzze di terra, io ci metto o maruzziello e mar. Poi ci sta il guanalicci, a fasular e a vungulella. Questo è sempre quello che fa pipì, signora? Sempre quello che fa pipì. Il polipo verace, cotto a regola d'arte. Poi abbiamo il gamberetto e lo scampatiel. Lo scamp. Però questo è uno scampatiel, signor. Andiamo a preparare il piatto. Vai. Allora. Questa è roba vostra, signor. Ecco qua. Tre freselle. Poi prendiamo le cozze. Papà mio veniva a tazze brodi pulp. Poi dopo, dal 43 al 55, a rapetto o chalet. Diciamo, a Napoli è come fosse, come da dire, la banca in l'acqua, dove si vende l'acqua frescaio, no? Ah, ok, quindi l'acquaiolo. Però era una più grande, aveva la cucina dentro e faceva... Ah, supplico, quindi diciamo ha parcheggiato il carrettino stabilizzato in un posto giù allo chalet. E mise la zuppa di cozze, un papà di cozze, cacapunato, purpa al limone, o vermicelli a bongola. E poi dopo alle spalle pigliai a buteca. Ah. E là a rapetto ristorante. Le maruzze. Le maruzzelle. Polipo. A fasular. I cannolicci. I cannolicci. O gamberetto. I bongole che fanno la pipì, signori, posso passare? Sgambra. Ecco qua. E ci mettiamo a pungulella. E questa è la zuppa di cozze. Ma la dobbiamo riscaldare. Ok, quindi si passa al sugo. Al sugo. Al sugo. Ecco che andiamo a riscaldare la zuppa di cozze. Assunta, ecco, scusatemi qua un attimo, ma possiamo spiegare un attimo che tutto questo apparecchio l'avete inventato voi e vostro marito? Perché certo, sennò qua... Allora, nei tempi indietro di mio padre, a zuppa di cozze ovviamente si riscaldava con... Io la chiamavo da pesce, tu come la chiami? Schiumarola. Però era molto più grande, dal pendolone pigliava l'acqua... Ah, gli ascarfava. E rogava tutto. Pigliava l'acqua, gli ascarfava. Ah, pigliava l'acqua, gli ascarfava. Quando aveva riscaldata bene, che era bollente, sculava l'acqua e ci metteva il piccante su. Dopo, con gli anni, mio padre si inventò di fare questo qua. Sempre in due pendolone, pigliava su pecozzico l'acqua e riscaldava, però l'appoggiava sopra una teglia, però ci metteva meno tempo. Poi la scolava così e ci metteva il piccante sopra. Poi dopo lo facciamo vedere. Adesso facciamo vedere il metodo
nuovo, della nuova generazione della figlia del marinaro. Noi ci abbiamo messo 5 anni, io e mio marito, ovviamente con il tecnico, per fare il macchinaro che va da solo. Eccolo qua. Tu come dici, premi il bottone invece di che spremmo il bottone. Quanto tempo è che il... Il tempo che sta qua sotto sono 3-4 minuti, nemmeno 2. In modo che la cozza e tutti i frutti di mare si... Si riscaldano, a frasella sotto, tu come riesci, si bagna, io dico si spogna. Ecco qua, si scola l'acqua, ecco qua. Dopo riscaldata la zuppa di cozze, la regina della zuppa di cozze, guardate dietro alle mie spalle che cosa c'è. Orrus, volete sapere orrus che va a ricero? Questo è il piccante che va sulla zuppa di cozze. Ovviamente io con il mio piccante mi distingue dalle altre zuppe di cozze. Ma che c'è sto segreto? E papà mi 1943, ecco qua, la figlia di marinara l'ha fatto anche nelle bottiglie per i miei clienti che vogliono il piccante a casa. In tutto il mondo si portano il piccante a casa. Posso metterlo? Prego signora, su, mi dai il permesso? Ma questa è un'opera d'arte che dovete completare permesso, voi. Permesso, tieni. C'è mutarallo, ci posso mettere? All'ultimo tarallo, vai. Ci vogliamo mettere pure un po' di piccante a coppia, un po' di segreti. Vai. Cin cin. No, aspetta. Te la già metterò io. In bocca. E voi non la volete mangiare? Questa è afrodisiaca, signor. Mamma mia. E che bontà. Un po' di caffè. Sempre so. Ah, da figlio di marana. Quando parlate male della figlia di Marna. E dalla zuppa suya, la vita mette un coppia in ponte di pera. Ah, esagerai.